ANSA, a Minzolini, nel libro che ha scritto Labusi, Labusi non risparmia nulla, 16 pagine su omissioni e notizie date in modo tendenzioso, l'elenco dei servizi leggeri. Lei sia cavaliere, caro Minzolini, e replichi a Labusi a distanza, perché non lavora più al TG1. Allora, guarda, ti dico due cose, perché un'altra critica che mi hai fatto prima era quello dei servizi leggeri. Allora, no, non era una critica, era una constatazione, che le è stato detto, lei ha allargato la parte di servizi leggeri. Ma io, allora, devo dirti, noi molto spesso parliamo di queste, diciamo, di questo scenario, scenario televisivo, quello attuale, come avendo, diciamo, la nostra mente a, non so, a 10 anni fa, a 5 anni fa. Noi cioè, viviamo in una situazione molto più competitiva. Ti faccio un esempio. Un anno fa il 5% della popolazione italiana poteva attraverso il digitale avere... Ah, no, non me lo dico, posso fare? No, perché è un'altra domanda questa sul digitale. Non le sto impedendo di rispondere. Però per parlare... mi risponde al punto del... Allora, facciamo così, fermo. Sì. Mi chiedo scusa per il disordine. Mi fate vedere quel servizietto che, detto così, suona male, ma mi rendo conto... Ma perché ridono sempre le donne poi quando uno dice delle fesserie? Certo, servizietto. No, capito, va bene, sui lanci, su alcuni lanci, così, ma giusto per strappare un sorriso a Minzolini. Grazie. Lo zoo di Parigi è in festa per la nascita di una coppia di leopardi, sono di una specie rara e quasi estinta. È passata tra scherzi e feste mascherate la notte di Halloween. Usare la musica di Mozart per contrastare la diffusione del crimine. Vita sedentaria e alimentazione sbagliata. In Germania è già stato sostituito il famoso polpo Paul, morto qualche settimana fa. Ad Alba si conclude il mese d'oro del tartufo, visitatori da tutto il mondo. Passiamo a tutt'altro genere di notizie contro l'obesità infantile a San Francisco. Da 2 mesi si parla di una pantera che si aggirerebbe nelle campagne del palermitano. Inaugurata a Roma la mostra omaggio al tricolore. Obesità in aumento, una tendenza che sembra inarrestabile. In Italia si parla di circa 8 milioni di persone obese o in sovrappeso. Un vero e proprio racket, pensate, della noce di cocco. Allo zoo di Londra si festeggia, è nato il primo baby gorilla. E torniamo in Italia, a Milano, un festival dedicato ai giocattoli. Il riso rosso viene dalla Cina, ma non è una specialità gastronomica. Il TG1 termina qui, prossimo appuntamento alle 20. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio. Ciao, dai. Allora, mi stai fare un discorso più tecnico meno. Allora, un anno fa... Ma posso dire che la cosa della noce di cocco era meravigliosa. Sì, meravigliosa, sì. Comunque, un anno fa il 5% della popolazione italiana poteva, attraverso il digitale, avere a disposizione 160 canali. Poi siamo passati al 30%, a dicembre il 70%. Quindi c'è una grande competizione, diciamo, specialmente poi in questo segmento orario che è tra le 20 e le 20 e 30. Noi abbiamo una curva per cui se partiamo con la politica, partiamo intorno sui 5 milioni, raggiungiamo gli 8 milioni e mezzo, 9 milioni, 10 milioni e mezzo su quel tipo di notizie. Siamo un TG generalista. E molto spesso per attirare l'attenzione della gente su argomenti tipo la politica, perché la politica a noi ci fa perdere normalmente 2 punti, immagina questa curva, dovete immaginare questa curva che va avanti, che misura, diciamo, l'ascolto. Se noi usiamo ad esempio alcuni vertici istituzionali perdiamo 1 punto, e non voglio dire altro. Noi per quindi dare modo alla gente, diciamo, di fare il nostro, diciamo, quello che dobbiamo fare, il servizio pubblico, dobbiamo creargli, diciamo, anche un'aspettativa, dargli qualcosa di più leggero che gli interessi. È come se tu devi dare la medicina, devi dargli la caramella, è la stessa cosa. E io credo che sia la cosa più oggettiva, è proprio quella, cioè, di vedere gli ascolti, perché altrimenti non è che io vengo da quel mondo, nel senso che mi piace la cronaca leggera, no. Però è l'unico modo per sostenere il TG. Tieni conto che noi, rispetto al nostro maggiore competitor, che era
che è il TG1, è il TG5. E abbiamo... Lapsus freudiano, sì. Comunque va bene. Comunque, dal primo, l'ultima, per un intero anno, cioè fino al 19 ottobre dello, di, 2009? Del 2010, 10. Per un anno intero non abbiamo mai perso. Una performance che tu devi ritornare addirittura al 1997 per arrivare a un periodo così lungo. E questo perché abbiamo adottato questo tipo di meccanismo, chiamiamolo così, in cui hai una parte molto impegnata, gli esteri, la cronaca, che è un po' più ampliata, poi andiamo sulla parte leggera. Parte leggera, che poi ti meraviglierà, noi prendiamo per il 90% dai giornali. Cioè non è che noi li prendiamo da qualche altra cosa o non ce li inventiamo, noi li prendiamo dai giornali. I giornali dicono che la prendono dalla televisione? No, noi prendiamo... Quindi siamo tutti a pestare l'acqua nello stesso modo. Noi li prendiamo dai giornali, normalmente li prendiamo dai giornali e cerchiamo di approfondire o di dargli un taglio, diciamo, più televisivo, per dirti. Infatti a me molto spesso fa sorridere quando vengo criticato dai giornali per fare della cronaca leggera che io prendo dai giornali. Chiami un altro numero. 3. 3. Il TG1 perde ascolti, colpa di, eccola, vedete che gli avevo detto, sì. Dei Simpson, delle partite del digitale terrestre. E noi ci permettiamo di aggiungere l'invasione delle cavallette, che è la scusa di Jake nel Blues Brothers per non essersi presentato all'altare. Ma sai, io poi lì mi sembra... I Simpson pure. I Simpson. Ti posso dire, io ad esempio adesso, qui sto, quindi lo dico qui, alla 7, non ho mai avuto il problema di Mentana. Io il problema l'ho avuto... Non è che il telegiornale di Mentana faccia poco di ascolti. No, però non è il mio pubblico. Il TG1 ha un pubblico generalista. Quello che soffre quest'anno è l'offerta di partite di calcio. L'anno scorso giocavano il sabato, la domenica e qualche volta un infrasettimanale, per esempio. Adesso ce l'hai il sabato, la domenica, il lunedì, il martedì, perfetto. Il mercoledì, il giovedì, togli il venerdì e poi ricominciamo. Fermo. Sì. Un'altra cosa che ad esempio il mese, chiamiamolo tra virgolette nero, come qualcuno ha definito, di settembre, perché avevamo il Superenalotto che aveva alzato tantissimo la... Superenalotto? Il Superenalotto, il premio. Se tu, io parlo esattamente con i dati, è inutile che parliamo tanto, facciamo filosofia. No, voglio fare filosofia, le faccio una domanda banale, sì. E se gliela faccio io lei potrà capire. I telespettatori che ha guadagnato il TG della 7, se c'erano i Simpson, le partite, il digitale che valeva per ti voi... Ti spiego. Potevano valere pure per il TG della 7, no. È arrivato al 10% no, da qualche parte, no. Mentre posso dire contestualmente nel settembre nero il TG1 e il TG5, ma non devo fare io l'ufficio stampa di Mentana, no. Non mi importa ma nulla, no, però guarda, leggo i dati, lascia perdere, se tu vai perdere. No, mi seguimi perché altrimenti, sì. Allora lì l'operazione secondo me è stata abbastanza intelligente, però è un'altra cosa, allora che cosa succede? Succede che tu hai il TG3 che fa il telegiornale generalista. Alle 19. Poi se tu vedi le curve degli ascolti, sono simmetriche. Si alza il TG della 7, si abbassa la programmazione di Rai 3. Nel senso che c'è una sorta, diciamo, di sinergia. Cioè lei sta dicendo che è lo stesso pubblico? Esattamente lo stesso pubblico. Non per nulla Mentana non fa gli stessi ascolti il sabato e la domenica, quando la programmazione di Rai 3 è più forte con Fazio. Questo è chiaro, basta che uno vede i numeri. Quindi, aspetta un attimo, fammi finire. Ho capito, ma neanche mi può fare. Io devo fare una domanda. Allora, lei sta dicendo che il pubblico perso, nel senso che poi tornerà, diciamo, in quella congiuntura che il TG1 e il TG5 hanno avuto, è perché essendo due telegiornali più generalisti non si cannibalizzano a vicenda, ma vengono cannibalizzati dai Simpson, dalle partite del digitale. Nel senso, che ti posso dire? Sto cercando di capire. Io ti faccio un esempio. Questa sera c'è il derby Milan-Inter. Io la dico qui, secondo me domani il TG5 rischia di andare sotto il 20. Perché? Perché il Milan, visto che il bacino del TG5 è la Lombardia, nel senso attira più quel pubblico. Io, diciamo, posso soffrire... Scusi, la partita comincia alle 20:30, vedi il No, e tu lo sai benissimo, cioè prepartita, tutto questo qui ti porta a perdere degli ascolti fin, diciamo, un quarto d'ora prima, 20 minuti prima, mezz'ora prima. Vai.